Topo Socom Forze Speciali, il prossimo appuntamento con uno shooter tattico, in questo caso però con visuale in prima persona, è fissato per il 24 maggio con l'uscita del nuovo Operation Flashpoint. Si chiama Red River ed è ambientato in un futuro prossimo, siamo nel 2013, in cui nei panni di marine statunitensi dovremo fronteggiare una guerra civile in Tagikistan. Segno distintivo della serie è l'estremo realismo, visto che sarà possibile essere uccisi anche con un solo colpo. Si è voluta insomma ricreare una vera esperienza di guerra. Ecco Operation Flashpoint, Red River. Operation Flashpoint, Red River. Red River è l'ultimo capitolo della serie Operation Flashpoint, nata nel 2001 su PC e che da sempre fa del realismo il proprio punto di forza. Si tratta di uno shooter tattico in cui sarete al comando di una squadra di Marines mandata in missione nel Tagikistan e lì dovrete affrontare una campagna articolata su 10 missioni. In questo nuovo capitolo ci siamo concentrati nell'esaltare quelle caratteristiche del precedente Dragon Rising che erano state particolarmente apprezzate dai fan della serie, cercando nel contempo di rendere il gioco più accessibile rispetto al passato. Il punto di forza sarà il co-op. Red River offrirà una campagna cooperativa per 4 giocatori, di tipo jump in, jump out, ovvero sarà possibile unirsi ad una partita già in corso o abbandonarla senza interferire con il suo svolgimento. Un'altra possibilità sarà quella di giocare parte della campagna da soli e poi in qualunque momento aprire la propria sessione ad altri giocatori e quindi proseguire in co-op. Le modalità di gioco in tutto saranno 4 e potranno essere giocate sia in multiplayer online che da soli. Si tratterà unicamente di modalità cooperative, perché in questo gioco non ci sarà multiplayer competitivo. Avremo una modalità Last Stand, in cui l'obiettivo sarà sopravvivere ad ondate di nemici via via più difficili da respingere. Poi la modalità Combat Search and Rescue, in cui bisognerà raggiungere un alleato e portarlo in salvo verso il punto d'estrazione. Quindi Combat Sweep, in cui bisognerà ripulire un'area da vuoti nemici e distruggere i depositi di munizioni. E infine la modalità Convoy, in cui il nostro obiettivo sarà quello di scortare da un punto A a un punto B della mappa un convoglio guidato dall'intelligenza artificiale. Un altro aspetto del gioco su cui siamo intervenuti è la tipologia di scontri. In Red Rising gli scontri erano prevalentemente sulla lunga distanza, qui invece ci saranno anche tanti combattimenti a corto raggio, in stile guerriglia urbana. All'inizio di ogni missione sarà possibile scegliere tra 4 classi, ciascuna con i propri vantaggi e svantaggi. Il fucigliere è una classe versatile adatta un po' a tutti i contesti ed equipaggiata con fucile d'assalto. Poi c'è il granatiere, che è specializzato negli scontri ravvicinati, con fucile a pompa o lanciagranate. Quindi lo scout, che è la classe furtiva, con fucile da cecchino. E infine c'è lo specialista, che utilizza armi automatiche come mitragliatrici leggere. Sarà possibile far evolvere il proprio personaggio. Proseguendo nel gioco, il personaggio salirà di livello, sbloccando così nuove armi e nuovo equipaggiamento. Operation Flashpoint Red River prende le distanze dagli altri shooter sul mercato. Non è un Call of Duty dove l'obiettivo è far fuori mucchi di nemici. Questo sarà un gioco più tattico, ma soprattutto autentico nell'offrire una vera esperienza di guerra. Basterà anche un solo proiettile per ucciderci, proprio come nella realtà. Uccidere non sarà sempre la migliore opzione. Ad esempio in una missione dovrete battere in ritirata, coprendovi la fuga perché vi troverete ad essere in inferiorità numerica. Potrete anche guidare veicoli, in particolare degli AMV, e utilizzarne le torrette. Il gioco uscirà il 21 aprile su tutte e tre le piattaforme, PC, PlayStation 3 e Xbox 360. Non ci saranno grandi differenze, anche la versione PC sarà molto simile a quella console.